sta finalmente arrivando il momento che tutti i fan di Pokémon stavano aspettando, perché Nintendo ha ufficialmente annunciato che nella giornata di domani, 27 febbraio, verrà trasmesso il Pokémon Direct, in cui, immaginiamo, ci verrà dato un assaggio del nuovo capitolo per Nintendo Switch in uscita entro la fine di quest'anno. L'annuncio in realtà era un po' nell'aria, perché come i fan più sfegatati ben sapranno, il 27 febbraio è il Pokémon Day, ovvero l'anniversario dall'uscita dei Pokémon Rosso e Pokémon Verde in Giappone. Le informazioni sono scarse e anche il comunicato stampa che Nintendo ci ha mandato in redazione è molto striminzito. Di ufficiale sappiamo soltanto che la presentazione inizierà alle 15 di domani, durerà circa 7 minuti e avrà nuove informazioni. Ora, non si parla direttamente del nuovo Pokémon per Switch, però considerando che il gioco uscirà quest'anno, è abbastanza scontato ipotizzare che le informazioni riguarderanno proprio l'episodio che introdurrà l'ottava generazione di Pokémon. Siamo completamente all'oscuro di quello che verrà mostrato nel corso dei 7 minuti. Magari ci verrà mostrata la nuova ambientazione, o magari vedremo addirittura gli starter, in che modo il gioco si collegherà a Pokémon Go e Pokémon Let's Go, oppure se e come verrà implementata la banca Pokémon per recuperare tutte le creature catturate nei vecchi episodi. Se dovessimo ipotizzare, immaginiamo un piccolo antipasto del gioco, per poi farne una buffata nel mese di giugno, quando sarà sicuramente presente e giocabile alle 3 di Los Angeles. È poi possibile che vedremo informazioni e notizie legate ad altri progetti di Pokémon, però anche in questo caso si può soltanto ipotizzare. Manca davvero poco, l'appuntamento è quindi per domani, 27 febbraio, alle 15. Noi ci collegheremo con qualche minuto di anticipo sul nostro canale di Twitch e vi invitiamo a seguire la live assieme a noi, anche perché ci sarà una piccola sorpresa. Come al solito, diffondete la voce, commentate, iscrivetevi al canale YouTube e attivate le notifiche cliccando sulla campanella per restare sempre aggiornati in tempo reale su tutte le nostre novità. Invece l'appuntamento è al prossimo video sulle pagine multiplayer.it.